ce le abbiamo, ne abbiamo tante, poi qualcuna si può anche migliorare, però il grande impegno quotidiano di tutti è di cambiare un po' non solo, no, il luogo comune della cultura, della mentalità, ma proprio invertire l'ordine delle priorità su alcune cose. Non può essere che questi temi siano sempre gli ultimi della lista, e sto parlando di tutte le istituzioni, parlo della mia, ma parlo anche in ordine regionale e in ordine locale. Allora io mi auguro che questi, come tanti altri eventi, iniziative, momenti di confronto che ci sono, ci saranno e che spero che verranno fatti anche nel resto del paese, possano davvero diventare un modo per comunicare insieme di più, per costruire insieme, non voglio dire un mondo migliore perché non voglio andare così tanto oltre i confini, ma almeno un'Italia migliore, che è dove la Convenzione ONU per i diritti delle persone con disabilità sia pienamente applicata, non solo perché è legge, ma perché tutti crediamo che Marta, Antonio e tutti gli altri ragazzi e le altre testimonianze dei ragazzi che abbiamo sentito abbiano il pieno diritto di fruire dell'arte, della cultura, della sanità, del sociale, del lavoro, di avere un lavoro e di far parte appieno della nostra comunità come tutti noi. Ecco, semplicemente vediamo, lo dico spesso, mi ripeto e chiudo, vediamo in ogni persona quel talento e quelle competenze che fanno sì che tutto diventi un investimento per migliorare sia la coesione delle nostre comunità che il nostro paese. Questo perché come cittadini ci rende migliori. Quindi grazie davvero di cuore a tutti per aver partecipato, ancora al direttore del sito, al Ministero della Cultura, ma davvero grazie a tutti voi per essere stati qui.